Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con Libri & Dance, una puntata speciale, quella di quest'oggi, perché appunto è dedicata al premio Roma Danza, quindi a questa particolare edizione del premio. Con noi oggi saranno presenti tantissimi ospiti che appunto vi saranno presentati durante l'arco di tutta la puntata. Se avete delle domande da farci, vi ricordiamo che potete scrivere nei commenti del live e i nostri ospiti appunto vi risponderanno in diretta alla fine della puntata. Io lascio immediatamente la parola a Gianluca e buona visione a tutti. Benissimo, grazie infinite Laura, come sempre, per la tua regia in casa. Oggi è un po' difficoltosa per tutti perché purtroppo abbiamo un accesso alla rete probabilmente molto molto importante proprio in questi minuti, e quindi ci perdonerete se ci sono dei problemi tecnici. Detto questo, come accennava Laura, oggi è una puntata speciale di Libri & Dance. Abbiamo sempre sottolineato che Libri & Dance non è un format dedicato esclusivamente alla presentazione dei libri, ma è un format in cui vogliamo mostrare quello che succede nell'Accademia e quello che l'Accademia propone al mondo, in questo caso del web, ma anche e soprattutto ai nostri studenti e docenti. A questo punto, prima di presentare il team organizzativo del Premio Roma Danza 2020, perché è quello che faremo quest'oggi, lascio immediatamente la parola al direttore dell'Accademia Nazionale di Danza, la professoressa Maria Enrica Palmieri. Prego, direttore. Buonasera a tutti, grazie per questa puntata speciale di presentazione del Premio Roma Danza 2020. Intanto ringrazio tutti i presenti e nei salotti personali, individuali, e anche chi ci sta guardando via Facebook. Allora, il premio Roma Danza 2020 doveva essere un premio alla coreografia e alla videodanza, ma appunto la questione dell'emergenza Covid-19 ci ha imposto di escludere una parte di questo premio, quindi la coreografia dal vivo, per fare un'edizione esclusivamente sulla videodanza, una videodanza articolata in cinque categorie. Quindi siamo andati un pochino a registrare tutte le possibili forme di trasmissione della danza attraverso il video. E sono abbastanza contenta di questa operazione perché in qualche modo rispecchia il momento attuale. Adesso la danza viene estremamente trasmessa in molti canali, sia privati che pubblici, attraverso proprio il video, la distanza. E quindi sono anche felice di aver istituito il premio Roma alla videodanza, perché fino al 2018 era esclusivamente un premio alla coreografia. Vorrei soprattutto ringraziare il nostro sponsor ufficiale, che è Madame Elena Cuomo della Fondazione Cuomo, perché mi ha permesso anche quest'anno di poter essere determinata nell'organizzazione di questo premio, che sinceramente presentava moltissime difficoltà, ma la sua determinazione e la sua passione, congiunta alla mia, probabilmente, e a quella del comitato artistico, probabilmente permetterà la nascita di qualcosa di molto originale. Grazie mille. E grazie infinite, direttore. Io vedo purtroppo che forse ci sono dei problemi tecnici, quindi chiedo a Laura, qualora ci siano, di
di darmi qualche informazione. Io vado avanti per la mia missione e il direttore Palmieri ha introdotto il nostro sponsor, la Cuomo Foundation, e pertanto io ho l'onore e il piacere questa sera di avere con noi la presidente della Cuomo Foundation, Maria Elena Cuomo, che ringrazio in prima persona e che ringraziamo come Accademia perché ci sostiene, perché ha voluto credere in questo Premio Roma 2020, come ha fatto anche l'anno scorso. Dunque, Presidente, mi piace ricordare che ho letto un po' la sua bio e anche la mission della Fondazione, e che la Fondazione nasce nel 2001 con l'intenzione di aiutare i bambini, soprattutto partendo dall'India, e quindi dando una qualità di vita attraverso l'educazione. Questa missione poi si è trasformata, e lei stessa la definisce come una crisalide che si trasforma in farfalla e che da un inizio poi cambia la vita. Quindi le lascio appunto la parola proprio su questo che mi ha colpito particolarmente, sull'importanza e su che cos'è la Cuomo Foundation. Prego, Presidente, a lei. Buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. Beh, come ha detto lei, come voi vi siete reinventati, perché a causa della pandemia avete dovuto fare diciamo la danza in linea e i premi in linea, anche la Fondazione si è dovuta reinventare a un certo momento. Quando noi abbiamo cominciato circa 20 anni fa, la Fondazione, che è un'organizzazione privata senza fini di lucro, si basava soprattutto sul dare l'educazione ai bambini più disagiati, di famiglie analfabete, nell'India del Sud, nel Tamil Nadu. Voi vi chiederete perché il Tamil Nadu? Perché lì abbiamo trovato l'appoggio della Chiesa Cattolica, perché in un paese di tradizioni millenarie come l'India, soprattutto con questo primo ministro Modi, per lui esistono solo gli Hindu e gli altri non hanno nessuna, sono senza voce, voiceless come si chiamano, noi abbiamo pensato, venendo da Roma, la grande città, Roma papale, ci siamo appoggiati alla Chiesa e abbiamo costruito adesso 5 scuole, abbiamo circa 5.000 studenti, e questa è l'educazione basica. Poi siamo passati a dare anche delle borse di studio a coloro che venivano sempre da famiglie disagiate ma più meritevoli, e quindi abbiamo permesso loro di andare all'università. E l'educazione. Però il mondo è cambiato, non è più quello di 20 anni fa, quindi si sono presentati problemi ecologici, si sono presentati problemi di siccità, anche l'India ha mancanza di acqua, e allora ci siamo, anche noi abbiamo cambiato. In Africa abbiamo cominciato a fare dei pozzi, in Burkina Faso, i bambini per esempio sono malati, hanno delle malattie endemiche ma anche cardiovascolari, quindi abbiamo costruito con delle associazioni francesi a Dakar un ospedale per bambini cardiopatici. E allora voi direte, ma come è arrivata lei dall'educazione, dalla scuola all'arte? Perché l'arte, a parte che io sono un'appassionata di arte, l'arte è la estrema sofisticazione, scusate perché io parlo sempre un'altra lingua, un'estrema sofisticazione della cultura e dell'educazione. Quindi la Fondazione non solo appoggia musicisti del concorso Chopin a Roma, ha appoggiato qui l'Accademia Princess Grace a Monaco, dove ci sono tanti talenti che vengono da tutte le parti del mondo e che qualche volta non hanno i mezzi per mantenersi, perché non solo ballano ma devono anche studiare, quindi noi abbiamo pagato il maestro di pianoforte, il maestro di scuola. Finalmente 2 anni fa, perché ho detto, ma perché io devo aiutare tutti i paesi del mondo e l'Italia no? Perché l'Italia è sempre stata ostica, io non ho capito perché, c'era burocrazie, era come un ping pong, io facevo domande e mi rispedivano indietro. Finalmente Enrica, ho visto che era talmente aperta, e quindi abbiamo cominciato a discutere ed eccoci qua.
quello che ci racconta è veramente meraviglioso, mi colpisce molto. Io le ripeto, ho studiato un po' su internet, ho trovato un po' di informazioni sia sulla fondazione, che appunto c'è un sito ben fatto e potrete, anche i nostri social spettatori possono tranquillamente accedere e verificare tutto, ma c'è molto anche sulla sua vita. Quindi io ho letto la conquistatrice Elena nella sua ricerca del sapere, e ancora la Madame Cuomo è una latinista, per cui parte da quello. L'amore per la cultura nasce probabilmente da quello e dai suoi genitori, per poi arrivare addirittura come vice direttrice alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Quindi lei ha uno spaccato della sua vita che ingloba finanza, ma anche appunto le lettere e l'arte. Poi, con un marito che si è occupato anche di produzione di cinema e di fotografia, forse il cerchio si chiude ed eccola qui con noi, quindi nella danza e per la danza. Proprio questo volevo chiederle. La danza, quindi, oggi come la stiamo costruendo attraverso il Premio Roma, attraverso il video, quindi secondo lei le possibilità che ci sono, che intravede in questo Premio Roma Danza 2020 nella videodanza, quali possono essere e quali si possono manifestare, ecco, anche nel futuro? Ma è perfetto, io trovo che bisogna adeguarsi ai tempi. La professoressa Enrica, diciamo, si è reinventata anche lei nell'impossibilità di farlo fisicamente. Il premio, bisogna adeguarsi ai tempi. Quindi questo non toglie che comunque i ballerini faranno dei sacrifici enormi per prepararsi, per lavorare, per preparare la coreografia, perché io ho visto qui all'Accademia Princess Grace che i ballerini lavorano come folli, la sera quando tornano a casa hanno sempre i piedi fasciati e ripetono i passi mille volte e non sono mai contenti di quello che fanno. E io ero stupefatta veramente dalla tenacia con cui riuscivano a interpretare quello che gli diceva il maestro, ma era una sofferenza fisica, i piedi erano sempre quasi insanguinati. Io ero veramente sorpresissima, perché io non sarei stata capace di arrivare a questa passione. Forse lui è il ballerino, lo sa di cosa parlo? Esatto, dopo sentiremo. Forse Tony Fred sa di cosa sto parlando, perché abbiamo due ospiti poi giovanissimi che ci diranno proprio loro la passione che li muove innanzitutto e le possibilità che ha il premio Roma Danza 2020 con la videodanza, appunto. Quindi Presidente, devo dire che sono particolarmente colpito dalle sue parole, perché viene fuori proprio quello che noi volevamo, che stiamo cercando di costruire, come diceva anche il direttore Palmieri, con grande forza e tenacia. Vedo che, tra l'altro, dal mio video i nostri social spettatori non possono vederlo, ma la Palmieri annuisce e credo che forse anche abbia voglia di dire qualcosa. Quindi Laura, se mi consenti, io vorrei lasciare un attimo la parola perché alla Palmieri, perché vedevo che annuiva particolarmente e ci teneva forse a sottolineare qualcosa. Direttore, non è vero? Sì, io avevo anche le ginocchia insanguinate, perché essendo una danzatrice di danza contemporanea spesso dovevamo lavorare sulle ginocchia, quindi ricordo quei tempi di passione, passione vera, non solo la passione dell'anima ma la passione del corpo. E sì, diciamo che questa fisicità, in qualche modo, che viene filtrata dal video, potrebbe far perdere quella forza che uno spettacolo dal vivo riesce a dare. Per questo il premio alla videodanza non vuole essere un sostitutivo di uno spettacolo dal vivo, ma volevo appunto rimarcare la diversità che c'è tra fare un video di uno spettacolo dal vivo e invece produrre danza attraverso un video. Questo è quello che vuole fare l'Accademia Nazionale di Danza, cioè vuole dare un premio a chi in forme diverse decide, vista l'emergenza, ma vista anche la creatività, che è difficile in qualche modo sacrificare in questo caso,
di chi vuole attraverso il video trasmettere la danza. Per il video, per questo sistema, per questa nuova modalità, anche per essere visto attraverso uno schermo. E per questo io abbraccio assolutamente quanto ha detto Madame Cuomo, perché bisogna adeguarsi senza perdere però quella fisicità che permette all'immagine di essere trasferita attraverso lo schermo. Grazie. Grazie, grazie direttore. E a questo punto lascio una replica però a Madame Cuomo, al presidente, perché appunto il direttore ha parlato di passione e vorrei appunto che Madame Cuomo potesse dare ai nostri social spettatori e a coloro che abbiano intenzione di iscriversi al nostro premio Roma Danza, magari un augurio o una speranza. Io sono appassionata del bello. Cosa c'è di più bello di un corpo che vola nell'aria, di piroette? È una cosa che è inimmaginabile. Il bello della danza, anche la musica per me, chiudi gli occhi, è una cosa bellissima. Ecco, non si può chiudere gli occhi con la danza, ma la fisicità della danza è qualcosa indescrivibile. Io ho visto delle prove. Durante questa pandemia, l'edizione scorsa, ed ero veramente stupefatta di quello che hanno fatto i vostri talenti, i vostri ballerini in casa da soli, facendo delle coreografie, per esempio in cucina, stupendo, con una semplice scala o con un semplice lavandino. Io ero stupefatta. Con tante persone che si lamentano sempre, uno si può reinventare ogni 5 minuti con se stesso, con quello che ama, come faccio io, perché anch'io sono rimasta 2 mesi dentro casa, però mi sono reinventata. Ho reinventato i nostri studenti in India che sono ancora chiusi dentro, lockdown fino alla fine di maggio e forse fino a settembre, ancora più disperati, devo dire. Quindi basta usare la fantasia, amarsi, amare gli altri, ecco, questa apertura che trovo bellissima, unica. E quindi ho un augurio che facciamo anche ai nostri studenti e a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Sì. Veramente, veramente grazie per questa sua testimonianza. Poi Grazie. magari ci ritorniamo. Entro però nel vivo del premio Roma Danza, chiamando all'appello la prima professoressa che si occupa del premio Roma Danza, cioè la professoressa Morena Malaguti. Morena Malaguti, che è docente dell'Accademia, pianista collaboratore dell'Accademia Nazionale di Danza, che è un po' un motore insieme alla Palmieri e poi vi presento anche agli altri due nostri ospiti. Professoressa Malaguti, non so se c'è e non la vedo, mi auguro di sì. Mi sente? Temo. Io ci sono, mi sentite? Sì, mi Ci sentite? sei, Sì. professoressa, ma non ti vediamo. Vabbè, non è un grosso danno, l'importante è che mi sentiate. Oggi le connessioni sono davvero difficili, infatti mi ha appena telefonato la professoressa Veikel che ha interrotto la connessione e adesso spera di riuscire a rientrare. Comunque nel caso poi parliamo io e il professor Verga, insomma, nel caso non riuscisse Sono a... qui, Ah, ecco, si è sono ritornata. tornata, Perfetto, sono tornata. è tutto un andare e venire, un guardarmi così. Bene, io Quella visto è l'opera, che è professoressa, piaciuta non la ci confondiamo. Esatto. È Allora, un'associazione sociale. sì, hai parlato, Gianluca, hai parlato di motore. Sì, senz'altro le persone che hai introdotto adesso e quelle che poi seguiranno sono senza ombra di dubbio considerati il motore di questa iniziativa, il motore che è alimentato dalla passione. Allora, ho sentito prima che la fondazione di Madame Cuomo è nata nel 2001. È nata nel 2001 come il premio Roma Danza, che è nato nel 2001 sotto il patronato del Presidente della Repubblica. E quindi abbiamo in comune, oltre a questa data di nascita, secondo me proprio anche la
passione è trasformare le difficoltà in risorse. Infatti è per questo motivo che riusciamo a essere quest'anno presenti ancora con il Premio Roma Danza. Il Premio Roma Danza, come dicevo, è nato nel 2001 e alterna, si svolge ogni anno, e quindi abbiamo un anno è dedicato agli interpreti, classico e contemporaneo, e un anno è dedicato alla coreografia. Questo perché l'Accademia Nazionale di Danza ha tre scuole importanti, che sono la scuola di danza classica, la scuola di danza contemporanea e la scuola di coreografia. Il compito, diciamo, di questo premio è valorizzare e dare comunque visibilità agli artisti a livello internazionale, che si possono incontrare, si possono trovare in un luogo che è il teatro all'aperto dell'Accademia Nazionale di Danza, si possono incontrare, scambiare, farsi conoscere davanti a una giuria internazionale, però vuole anche offrire ai propri studenti dell'Accademia l'opportunità, appunto, di aprirsi al mondo attraverso questa competizione. Infatti nell'arco degli anni abbiamo avuto vincitori che sono stati allievi dell'Accademia o ex allievi dell'Accademia, assieme a vincitori comunque di provenienza da tanti altri paesi. Questo, allora, quando si organizza un premio, naturalmente l'organizzazione parte da, non dico il giorno dopo che finisce quello dell'anno in corso, ma diciamo il premio si svolge a luglio, facciamo passare agosto, normalmente a settembre si comincia a lavorare alla nuova edizione. Quest'anno abbiamo avuto questa brutta sorpresa, diciamo, di doverci trovare nelle condizioni di o annullare completamente un premio o reinventare, e quindi chiaramente noi abbiamo reinventato, perché appunto riusciamo a trasformare con passione le difficoltà in risorse. Come diceva la direttrice, nel 2018 è stato il primo anno in cui, su proprio proposta della direttrice Enrica Palmieri, si è avuta la prima edizione della videodanza, perché fino ad allora era stata l'edizione della coreografia. Abbiamo avuto la prima edizione videodanza, ha avuto un notevole successo, un buon riscontro, e quest'anno, grazie anche a questo ricordo, grazie all'esperienza che abbiamo maturato anche in questo, siamo riusciti a inventare, quindi a far vivere questo premio proprio unicamente incentrandolo tutto sulla videodanza, con diverse categorie di cui adesso vi parla il professor Verga e la professoressa Terry Weichel. Questa ci sembra un'ottima opportunità, perché dà la possibilità a tutti quei danzatori, a tutti quei coreografi, a tutti quei creativi che in questi mesi sono stati costretti a rimanere in casa dal lockdown, dare la possibilità finalmente di pensare che non è finito tutto, che la difficoltà comunque c'è ancora, che comunque ci saranno aggiustamenti rispetto al proprio lavoro, il proprio rapporto con il palcoscenico, il proprio, non si sa, il ritorno sul palcoscenico, ma comunque il motore va avanti, la passione va avanti e le opportunità devono essere date. E quindi per noi questa è un'opportunità che vogliamo dare a tutti i danzatori, a tutti i coreografi, a tutti i creativi, anche finire, lasciare spazio agli altri, perché siamo in una situazione di emergenza. Mi viene in mente che una volta ho letto la frase che in caso di emergenza usa la cultura, perché la cultura è la soluzione. Per cui mi auguro che in tanti partecipino a questo premio. Abbiamo già un ottimo riscontro, perché abbiamo già domande di partecipazione di candidati che ci stanno arrivando dalla Turchia, dall'Italia, dalla Spagna. Diciamo che nell'arco di questi anni il premio si è molto aperto. Ci mancava un ultimo continente, forse l'Australia, ma quest'anno arriva dall'Australia uno dei giurati. Per cui nella difficoltà siamo ben felici di poter fare un lavoro faticoso, ma che comunque non ci fa tirare indietro davanti alla fatica e ci fa sperare poi per il futuro. Grazie a tutti, se volete seguirci. Grazie professoressa. Io continuo a non vederla, ma su Facebook l'hanno vista tutti, quindi non c'è problema. E tu che non mi puoi vedere. Io che non riesco a vederti. E per cui la professoressa ci ricordava proprio che il premio Roma Danza nasce nel 2001, nel 2018 invece la caparbietà
del direttore Palmieri ha voluto la videodanza, e oggi siamo qui proprio a parlare di videodanza, a dedicare interamente questo premio alla videodanza. Ma a questo punto chiederei alla professoressa Thierry Weichel, che credo sia con noi, nonostante i problemi di connessione, eccoci, di parlarci proprio di come è stato pensato e strutturato questo premio Roma nel 2020 con la videodanza. Che cosa c'era prima, cosa era previsto e oggi cosa si farà? Ok, buonasera a tutti. Sì, questa è la seconda edizione per il premio alla videodanza, no? Che 2 anni fa è stato la prima volta ed era solo una categoria di videodanza. Invece poi in questa situazione, in questa emergenza, ci siamo chiesti insieme come possiamo salvare o come possiamo comunque dare un'opportunità alle persone di creare, di sperimentare e di partecipare a questo al premio Roma Videodanza. E infatti sono stati individuati 5 categorie che sono uno diverso dall'altro, e il primo è il Dance Movie, che è un lavoro inedito che per forza ha come soggetto la danza, però è un lavoro non pubblicato, quindi creato apposta. E poi c'è un'altra categoria che è molto divertente, che siamo molto curiosi anche di vedere cosa propongono i candidati, che è Smartphone Dance, categoria che è un video realizzato interamente usando solo, esclusivamente lo smartphone, quindi tutte le app, ma tutto fatto dentro il telefonino. E questo sarà molto curioso perché anche molti giovani che anche ora stanno sperimentando, esprimendosi attraverso questo mezzo, attraverso questo nuovo linguaggio poi. E la terza categoria è Computer Dance Animation, che significa un video realizzato usando delle applicazioni di animazione, interamente fatto in questo modo. Non sono un esperto di applicazioni, di tecnologia, quindi non posso spiegare tutto, però nel nostro regolamento c'è scritto tutto. Poi c'è Dance Documentary, che è un'area molto interessante perché è una forma di documentary, quindi può trattare un tema come una compagnia, un personaggio della danza, situazioni della danza, ma in forma documentario. E poi abbiamo l'ultima categoria, che è Published Dance Movie, che è un video danza che è già stato pubblicato, che è già, magari è già stato visto in altri festival o in altri premi, che però abbiamo deciso anche di includere, no? Per chi vorrebbe partecipare ma non ha possibilità di creare qualcosa di nuovo. E ecco, sono queste le 5 categorie. Credo che noi abbiamo coperto più o meno tutto, no? Non so, forse Dino potrebbe aggiungere qualcosa, no? Professoressa, dunque, grazie professoressa Thierry Weichel, ci ha spiegato esattamente come è composto, quali sono le categorie. Come diceva la professoressa, nel 2018 ne avevamo soltanto una, quest'anno ne abbiamo ben 5 e le ha elencate meravigliosamente. Ci tenevo a sottolineare che durante la puntata stanno andando in onda,
oltre le immagini che abbiamo visto all'inizio di Madame Cuomo e della Fondazione Cuomo, anche delle immagini del premio Roma Danza nella storia, quindi degli anni passati. Per cui avete visto Andy Dridi, se non sbaglio, è comparso poco fa, e ne vedrete ancora altri. Insieme alla professoressa Morena Malaguti e a Terry Wakel c'è il nostro editing di fiducia, come lo chiamiamo io e Laura Sciortino, che non è un editing in verità, ma è un professore, e il professore Dino Verga, come Terry Wakel, entrambi docenti di tecnica di danza contemporanea. Professore Dino Verga, allora, come la mettiamo la questione della videodanza, queste cinque categorie, come le è venuto in mente, come vi è venuto in mente di crearne ben cinque? Buonasera a tutti innanzitutto, e va bene, ci siamo rinchiusi sulle cam, perché non dovevamo rinchiudere in altra maniera, ognuno a casa propria, ma ci siamo, oddio, l'idea era già cominciata a nascere di espandere un po' la categoria di videodanza, proprio perché ci sono tanti settori all'interno della videodanza e avevamo già pensato di allargarci in modo tale da poter trattare più argomenti. Chiaramente il frutto di questa pandemia, che devo dire la verità, con questo gruppo di lavoro, ma con tante persone all'interno dell'Accademia, è stata diventata un'opportunità per tante cose, di imparare tante cose nuove. Io sono diventato bravissimo nel video, facevo delle cosettine così, mi sono fatto dei corsi online sull'editing video, bravissimo, un parolone però, mi spiegavo meglio, diciamo così, e questa cosa, come questa cosa personale, così è andato tutto il discorso del Premio Roma. Abbiamo lavorato tantissimo per pensare come allargare il più possibile, avere lo spettro più ampio di possibilità da offrire ai partecipanti. E quindi abbiamo aggiunto la quinta categoria del Published Dance Movie, è stata un'aggiunta ulteriore successiva, perché appunto nelle quattro categorie avevamo pensato originariamente, avevamo saltato un gruppo di persone che poteva aver già lavorato su un video, e i video come gli spettacoli di danza in Italia soprattutto non andrebbero fatti una volta o due o visti una volta o due, ma andrebbero replicati, e quindi abbiamo pensato di dare l'opportunità anche a loro di mostrare ulteriormente, una vetrina così importante e una piattaforma così internazionale, il loro lavoro. Però spieghiamo, la professoressa li ha elencati, ce li ha spiegati, ci sono delle domande che di frequente però arrivano, nelle famose FAQ che ci tormentano un po' tutti, e anche in questo caso il regolamento del Premio Roma Danza. Cerchiamo di andare un po' nello specifico. Dance movie, che cosa vuol dire? Cosa deve fare un giovane che si accinge a preparare un video di dance movie, per esempio? Cosa può fare e cosa non può fare? Come diceva il direttore prima, è la categoria di videodanza è una categoria di opera pensata per il video, cioè non è una ripresa di uno spettacolo di danza, per cui noi ci aspettiamo delle elaborazioni video di materiale pensato appositamente per il video, o come le altre categorie anche delle cose già esistenti ma create apposta, elaborate apposta per creare un'opera che sia un'opera video, che non è un'opera teatrale riportata in video. Sulla prima categoria, appunto, sul dance movie, è la categoria più importante, diciamo, la più impegnativa, perché chiediamo appunto un film, un vero e proprio film di 3 minuti con argomento di danza, nel quale venga trattato sia un argomento inedito, ma anche attraverso un'elaborazione inedita, per cui è un vero e proprio film, un mini film. Esatto, è un cortometraggio, diciamo, con una drammaturgia chiara, ecco, questo è importante sottolineare, giusto? Sì, assolutamente sì, cioè deve contenere drammaturgia, estetica, deve avere tutta una serie di canoni che appunto deve essere soprattutto una drammaturgia con tutte le storyboard all'interno del lavoro stesso. Insomma, è un lavoro molto molto complesso e richiede anche delle applicazioni complesse da utilizzare, nel senso, infatti è una categoria a parte, diciamo è la prima categoria per la quale tra l'altro era nato anche l'altro Premio Roma di videodanza, esisteva solo questa categoria, che abbiamo appunto 3 minuti massimo, titoli esclusi,
Nel senso, perché i titoli, questa è una domanda che ricorre spessissimo, perché giustamente nei titoli, i titoli prendono gran parte, molti secondi, diciamo così. Per cui escludere i titoli gli dà una maggiore visibilità, maggiore possibilità di esprimersi agli artisti che presentano il proprio lavoro. Quindi abbiamo chiarito, cortometraggio della lunghezza di 3 minuti, esclusi i titoli di coda e iniziali, con una drammaturgia dedicata alla danza, abbiamo risposto a tutte le domande arrivate. Poi invece Smartphone Dance, la differenza con Dance Movie e Smartphone Dance. Allora, Smartphone Dance in realtà ci è venuta dal grandissimo successo straordinario che abbiamo avuto con la GID, con la Giornata Internazionale della Danza, nel gruppo di lavoro ci stavamo quasi tutti, praticamente già. Il successo è stato talmente grande, abbiamo visto delle opere talmente ben fatte, anche dai ragazzini piccoli, tant'è vero che volevo sottolineare questa cosa importante, che tutte le categorie sono aperte solo ai maggiorenni, mentre la categoria smartphone è aperta anche ai minorenni. Che dato che appunto la rapidità dei ragazzini nel comprendere e nel lavorare con il telefonino molte volte supera quelle di noi più anziani, abbiamo lasciato la possibilità di esprimere anche le loro idee attraverso il telefonino, attraverso tutte le applicazioni del telefonino. Per cui il video è molto più corto, quello richiesto chiaramente, di un minuto e mezzo, titoli inclusi in questo caso, cioè deve essere un'idea lanciata ed elaborata in brevissimo tempo. Quindi un minuto con lo smartphone, un minuto potrei farlo anch'io. Non è così complicato, nonostante non sia un ballerino, però insomma ci posso provare. Invece computer dance animation, questa la vedo un po' complicata. Questa è molto complicata perché parliamo di animazione video, nel senso non vogliamo vedere danzatori reali, diciamo così. È tutto pensato attraverso l'elaborazione di software particolari. Io cito ovviamente Lifeforms, essendo Merce Cunningham nel mio cuore, che è un programma particolarmente impegnativo. Però ce ne sono tanti altri meno complessi, ma comunque chiediamo che sia un'animazione, un video sempre di danza ovviamente, ma che riguardi un'animazione di personaggi virtuali, digitali, non persone reali. Ok, perfetto. Dance documentary, che devono fare sti ragazzi? Possono prendere materiale edito di qualunque origine. Nel senso, abbiamo pensato che il documentario deve avere come forma di trasmissione la danza, ma il tema non è necessariamente un tema di danza, non deve per forza essere la narrazione di un personaggio della danza o di qualcosa che accade all'interno del mondo della danza, ma può essere un discorso culturale, un pensiero, una propria opinione, un pensiero culturale attraverso la danza, attraverso quindi anche l'elaborazione di materiali preesistenti. Nel senso, la danza non è l'argomento fondamentale di questa categoria, anche se appunto è tramite la danza si deve trasmettere un significato. Mi sta arrivando un video che parla del Covid, un documentario che parla del Covid, di questa situazione pandemica, attraverso la danza. È un documentario sul Covid, però non è un documentario di danza. Perfetto, chiarissimo, molto chiaro. L'ultima categoria, publish a dance movie, e l'abbiamo detto prima, nel senso che abbiamo dato spazio a dei video già pubblicati, e quindi chi vuole può chiaramente. Noi siamo un po' abbiamo dovuto ridurre i tempi che sono solitamente più lunghi in altri concorsi, anche perché avremo appunto una giuria collegata a live streaming da tutte le parti del mondo. Dobbiamo avere a che fare con i fusi orari e pensare che le persone da una parte all'altra del mondo, cioè abbiamo anche 12 ore di fuso orario come con l'Australia, dobbiamo poter fare in modo che la giuria possa assistere in diretta, live, come con tutto il pubblico, insieme a tutto il pubblico, alle opere presentate. Per cui noi abbiamo ridotto i tempi da impiegare per la visione del video, in modo tale da poter fare una diretta reale live streaming anche con la giuria. Perfetto, in ultimo, deadline e premi.
Deadline, il 10 giugno si devono consegnare, devono essere consegnate le domande, le domande, quindi di conseguenza i video che si possono, la domanda si effettua unicamente tramite il form che sta sul sito dell'Accademia Nazionale di Danza, nella pagina dedicata al Premio Roma, e lì si include anche il video. La cosa importante, una cosa che ci siamo dimenticati, che voglio sottolineare, che in questo premio abbiamo istituito un'altra cosa importantissima secondo me e secondo noi tutti, che è il premio della giuria. Nel senso, i premi, prima di parlare della quantificazione dei premi, abbiamo istituito un premio della giuria popolare, che non abbiamo mai fatto all'interno dell'Accademia Nazionale di Danza dal vivo, e pensiamo poi di tenerlo nei tempi futuri anche sulla cosa coreografica, dove appunto diamo voce al pubblico, che non sempre ha gli stessi gusti e le stesse opinioni della giuria, per diversità culturale, diversità di esperienze. E però è importante che anche la gente comune, tra virgolette, esprima un proprio giudizio sul lavoro che vede. E i premi sono altissimi, dobbiamo ringraziare a questo soprattutto Madame Cuomo, che i premi ci abbiamo preso, e questo aiuterà. No, in questo momento particolare trovo che sia importante che noi come Accademia, insieme alla Fondazione Cuomo, riusciamo a dare dei premi che non sono delle pacche sulle spalle, ma sono dei premi reali per sostenere anche questa situazione così difficile economicamente per tutti. D'accordo. Perfetto, meraviglioso, e penso sia tutto molto chiaro, Dino. Veramente è un'impresa titanica la costruzione di questo Premio Roma Danza 2020, per tanti problemi che ci sono, a partire per esempio dalla connessione, che anche per stasera, per esempio, per noi è un po' ballerina. Quindi grazie al team organizzativo. Io volevo dire una cosa alla quale ci tengo moltissimo, nel senso che noi siamo del comitato organizzativo, lavoriamo tantissimo, ma abbiamo un gruppo di persone che sono i nostri studenti, ma sono tanti, non sono pochi, che ci supportano con grande coraggio, con grande infaticabilità, direi. E infatti ne parleremo con uno di questi. Ci sarà poi ospite, e parlerà dopo di me, che è Maria Grazia Marrazzo, che ha fatto parte di questo gruppo di supporto che per noi è fondamentale, nel senso che abbiamo bisogno, noi cerchiamo di gestire le cose, ma abbiamo bisogno di tanta gente che lavori. Nel senso che questa cosa è importante, vorrei ringraziare assolutamente tutti. Assolutamente, ringraziamo. Adesso lasceremo la parola a brevissimo anche a Maria Grazia. Grazie professor Verga. A questo punto però vogliamo la testimonianza del giovanissimo danzatore Tony Flego, che l'anno scorso ha vinto un premio appunto nella sezione coreografia, se non vado errando. Laura, ti vedo, non ti vedo. Ok, ce l'abbiamo Tony. Tony, ci sei? Ciao, buonasera a tutti. Perfetto. Da dove ci chiami innanzitutto? Dove sei fisicamente? Ora sono a casa, in Croazia. Perfetto. Veramente grazie per la videochiamata e grazie che vi siete ricordati di me. Grazie a te per aver risposto al nostro invito, ti abbiamo potuto apprezzare l'anno scorso con la tua interpretazione, che ci ha colpito me e tutti particolarmente. Raccontaci un po' insomma la tua vita, come sta procedendo in questo momento di pandemia, e poi passiamo magari al Premio Roma l'anno scorso, come l'hai vissuto e che soddisfazioni ti ha dato. Va bene, adesso in questo momento sono in Croazia, sì. È brutta questa situazione, però purtroppo adesso la situazione qui in Croazia sta migliorando, quindi comunque la gente sta fuori, i bar sono aperti, i ristoranti sono aperti, quindi la situazione sta migliorando. Purtroppo le frontiere aprono appena il 3 giugno, quindi forse per la metà giugno riuscirò a tornare in Italia. Fino a metà giugno resto qui in Croazia. Niente, sì, purtroppo mi manca ballare, mi manca essere in sala, mi manca stare con ballerini, mi manca avere spettacoli, performance e tutto, quindi per tutti è un momento abbastanza difficile. Immagino tu ti stia allenando in questo periodo, nonostante la reclusione, come stanno un po' tutti in casa, vero? Certo, sì, è vero.
E raccontaci un po' l'esperienza dell'anno scorso del Premio Roma Danza 2019. Come mai ti sei iscritto, cosa hai pensato e cosa soprattutto hai proposto? Allora, per me il Premio Roma è sicuramente una delle più belle esperienze che io abbia avuto fino ad ora nella mia vita. Allora, mi è piaciuta tanto l'organizzazione, mi è piaciuta tanto l'idea e soprattutto mi è piaciuta l'energia delle persone che erano lì l'anno scorso. Allora, io sì, ho partecipato insieme alla mia coreografa Federica Galimberti, grazie a quale abbiamo creato insieme questi due piccoli pezzettini per il concorso per gli interpreti. Sì, posso veramente dire che tutta quella settimana che sono stato giù per il Premio Roma, cioè è stata veramente una esperienza unica, bellissima. E sì, sì, poi ovviamente sono stato molto, ma molto felice quando ho vinto il premio. Beh, insomma, è stata una bella soddisfazione, perché poi la tua coreografia, tra l'altro stiamo vedendo delle foto meravigliose con la mano che entra nella bocca, insomma, è molto, molto, molto belle e toccanti, affascinanti per certi versi. Quindi grazie a te per aver partecipato, e magari puoi lanciare anche te, se vuoi, un augurio per questo premio Roma Danza 2020. Sì, certo, cioè veramente voglio dire a tutte le persone che ora stanno guardando che è un concorso bellissimo, con una gente stupenda, meravigliosa, con artisti molto creativi, con dei ballerini stupendi, quindi se qualcuno ha un dubbio di partecipare, che non abbia questo dubbio, ma che partecipi. Grazie, grazie Toloni, grazie. Veramente sei stato gentilissimo a partecipare e a connetterti con noi. E dato a questo punto lascio la parola alla studentessa dell'Accademia Nazionale di Danza, una delle studentesse che come sempre nel nostro format prevediamo la voce degli studenti dell'Accademia Nazionale di Danza, e questa sera è con noi Maria Grazia Marrazzo, che come ha già anticipato il professor Verga, lei ha un po' a che fare con il Premio Roma, vero Maria Grazia? Sì, eccomi, ci sono. Buonasera a tutti intanto e grazie per l'invito. Sì, come ha anticipato il maestro Verga, ho avuto l'occasione, diciamo, una grandissima opportunità, quella di collaborare con tutti gli organizzatori del Premio Roma, quindi ho toccato con mano la realtà del Premio Roma, ma non solo io, tantissimi altri studenti si sono resi, diciamo, collaborativi affinché il Premio Roma possa ottenere il risultato sempre, diciamo, desiderato. Per noi il Premio Roma è un evento molto importante nell'Accademia, dal punto di vista degli studenti è un momento di crescita assoluta, perché diciamo, riusciamo ad entrare in contatto, come diceva prima Tony Flego, con tantissimi danzatori che vengono da tutte le parti del mondo. Quindi entriamo proprio in una relazione con loro, e non solo per chi partecipa può, diciamo, approfittare di un confronto sano con questi danzatori, ma anche per chi non partecipa al concorso è bello stare in Accademia in quel periodo, perché si vede un'Accademia piena di persone. Tutti sono lì appunto per danzare, per dare il massimo. Diciamo che posso ricordare con piacere alcuni eventi importanti che ci sono nel Premio Roma, quali per esempio la conferenza stampa che si tiene durante il percorso, durante la settimana, in cui noi veniamo a contatto con quelli che sono i componenti della giuria del Premio Roma. Quindi l'Accademia ci dà la possibilità di conoscere i componenti della giuria e anche dialogare con loro. Quindi abbiamo avuto l'opportunità l'anno scorso di parlare con Amancio, con Zales, con Lutz Forster, insomma con personaggi di un certo calibro del mondo della danza, i quali si sono dimostrati disponibili con noi e nel farci sentire, insomma, la loro presenza all'interno della scuola in modo del tutto sereno.
quindi è un momento di crescita assoluta per noi studenti, è una grande opportunità, è un momento anche di unione, perché come diceva prima il maestro Virga, un bel gruppo di ragazzi, l'anno scorso eravamo circa 30, che ci uniamo e collaboriamo, chi si interessa dell'accoglienza, chi si interessa stare nell'info point, chi si interessa nel gestire la prenotazione delle sale, che i ragazzi possono prenotare le sale per riscaldarsi, per provare appunto, e quindi si crea un collegamento tra di noi, cosa che magari nella quotidianità c'è, ma è limitata alla propria classe, insomma diciamo in generale, invece in questo caso riusciamo ad essere tutti insieme in direzione appunto del Premio Roma, affinché vada tutto bene. Quindi un avvenimento importantissimo, c'è da dire che noi in quella fase dell'anno siamo tutti sereni perché abbiamo superato lo step degli esami di sbarramento, abbiamo danzato i nostri spettacoli di fine anno, quindi siamo liberi ed è bello vedere appunto la realtà che si crea, questa condivisione, vedere i ragazzi che vengono da tutte le parti del mondo, che entrano nella nostra scuola e che con noi cercano una collaborazione, una relazione, ed è bello vedere come tutti questi flussi di persone si mescolano insieme affinché si possa creare qualcosa di stupendo. Come diceva Toni, è un ambiente magico quello dell'Accademia, quindi è qualcosa di straordinario che noi studenti non vediamo l'ora insomma che avvenga. Poi voglio raccontare una cosa personale, cioè che il Premio Roma rappresenta per molti ex allievi dell'Accademia un momento di incontro. Spesso capita che con i vecchi colleghi ci si dà appuntamento proprio al gala finale affinché tutti, diciamo, possiamo vederlo insieme, divertirci e ricordare i vecchi tempi in Accademia, perché quella per noi resterà sempre una casa, un porto sicuro. Quindi è un momento davvero, davvero importante. Quest'anno, con questa brutta situazione in atto, speriamo di non perdere tutta questa realtà, questa magia, ma sono sicura che attraverso la tecnologia, grazie alla tecnologia, riusciremo ad essere in contatto proprio tutti insieme, proprio come abbiamo fatto per la GID, che eravamo tutti connessi, non si faceva altro che aspettare la prossima diretta, quindi sono sicura che accadrà lo stesso anche quest'anno. Perfetto, Maria. Tutte le regioni e lavoreremo ancora insieme, ancora di più quella unione proprio per... Grazie, non so se mi sentite. Ti ho sentito bene, un po' in rapidità, però credo che sia un problema, mi confrontavo con Laura, forse della tua connessione, è un po' tutti che è così, però abbiamo capito tutto, sei stata chiarissima, ed è la casa Accademia, come tu l'hai definita, è veramente il luogo dove tutti noi un po' anneliamo ritornare anche fisicamente. Quest'anno non sarà possibile, come sottolineavi tu, però cercheremo di essere connessi attraverso il web. A questo punto, perdonami Maria Grazia, sarò rapido perché vedo che i problemi di linea si succedono, però prima di concludere volevo lasciare la parola alla professoressa Maraguti, che mi diceva che aveva una piccola postilla da fare. Professoressa, c'è con noi? Io non la sento. Si accenda il microfono. Senti adesso? Eccola. Ok. Allora, innanzitutto volevo ringraziare i due giovani che hanno parlato di bella aria durante il Premio Roma, che hanno parlato con entusiasmo del luogo dove tutto si svolge. Quindi noi che siamo del comitato organizzativo, i cosiddetti giovani di una volta, perché adesso siamo un pochettino più grandi, un po' più maturi, faremo di tutto per fare in modo che comunque questa condivisione, questa aria, questa bella aria di cui parlava Toni, ci sia anche quest'anno. Io ho letto prima, praticamente leggendo sulla pagina Facebook del, malgrado tu Gianluca avessi detto di non farlo, però io ho letto sulla pagina Facebook dell'Accademia un commento di un nostro ascoltatore che volevo condividere, perché mi sembra che sia un po' il senso anche di questo grande lavoro che l'Accademia sta facendo, a cui tutti quanti partecipiamo, e scrive: la condivisione digitale della cultura consente di raggiungere persone che non sarebbero in grado di assistere all'espressione estrema di ballerini e altri attori dell'arte. Ora si tratta di allargare il cerchio per renderlo universale come la cultura. Mi sembra un'ottima testimonianza, però, per cui volevo anche
hai fatto bene, me l'hai bruciata questa cosa, dobbiamo dire anche chi è, perché io ho le mie spie che mi controllano, oltre la mamma e il papà che mi guardano e che salutiamo, che non vedo da Natale, però questa spia... un'altra chiosa altrettanto all'altezza, immagino. No, questa è importante, questo messaggio, perché arriva da Francisco Diaz, che è il direttore generale della Fondazione Cuomo, e quindi a questo punto devo far intervenire la Madame Cuomo, se è ancora con noi, ma credo di sì, con una parola di chiusura, Presidente Cuomo, se le va. No, sono qui, ho assistito a tutta la trasmissione, devo dire che vi ringrazio perché mi avete dato delle idee geniali per quanto riguarda gli altri progetti della Fondazione. Certo, non si potrà applicare ai pozzi che facciamo in Africa, ma si potrà applicare invece delle conferenze come fate voi, sia nella musica con il concorso Chopin e sia per altre organizzazioni in India o dappertutto. E veramente mi avete dato delle idee geniali che dovrò studiare proprio con Messie Diaz, che non sapevo che fosse in linea, quindi è una sorpresa, e non so neanche come fa a capire l'italiano, perché lui parla solo francese, però come potete constatare questo linguaggio è universale. Sono stupita come il ballerino Tino Tony Flego parla benissimo italiano ed è in Croazia. Sono veramente stupita, ma quello che mi colpisce è l'entusiasmo di tutti. Più che altro io punto molto sui giovani, penso che i giovani sono l'arma per continuare a essere sempre positive nonostante il Covid, la pandemia, nonostante tutto, nonostante quello che ha detto la professoressa Malaguti, che siamo un po' avanzati, un po' più maturi, fa niente, ci sono i giovani ai quali abbiamo dato tante speranze, tante energie con la nostra esperienza, perché siamo un po' più grandi, diciamo, più maturi. Bene. Grazie mille. Io e la Sciortino, lo dico da buon Terrone, siamo pronti a venire con lei da qualsiasi parte. E Laura, sto lavorando anche per te. Grazie infinite per questa sua testimonianza, perché si apre veramente, aprendosi alla danza come ha fatto, come avete fatto con la vostra fondazione, ci date la possibilità di continuare anche in un anno terribile, bisesto funesto come si dice in Italia, come questo 2020, ma come diceva, con la danza, con l'arte ce la faremo. Mi piacerebbe concludere, sono le 19:57 Laura, con una chiusura con il direttore Palmieri, Maria Enrica Palmieri, se c'è ancora, così in 30 secondi la sua impressione finale. 30 secondi per dire condivisione, ha detto Maria Grazia, sì, condivisione, per questo anche un video è condivisione di emozione, per questo il premio non poteva essere sospeso o rimandato al prossimo anno. In più vorrei dire che la separazione fisica non è una separazione sociale. Dobbiamo ricordarci che noi siamo socialmente uniti, anche se siamo separati fisicamente. A volte, quando siamo uniti fisicamente, spesso non ci ascoltiamo. Ora penso che ci ascoltiamo di più e probabilmente osserveremo anche in modo più attento i video che verranno visionati durante la semifinale in streaming insieme alla nostra giuria internazionale. E poi voglio dire un'ultima cosa, perché Tony Flego ha ricevuto il premio proprio da Monsieur Francisco l'anno scorso. È vero. Quindi tutto torna come... un cerchio come... che scude. E come vedete, quindi grazie mille ancora ai nostri ospiti, Elena Cuomo, presidente della Cuomo Foundation, grazie. Tony Flego, grazie infinite, Maria Grazia Marrazzo, anche a lei un grandissimo augurio, un grazie di cuore, Morena Malaguti, Dino Verga, Terry, Janet Weichel, grazie a tutti e tre che siete meravigliosi e siete una forza. E poi ovviamente il nostro direttore che
che è sempre presente nonostante la mole di lavoro che ha anche da casa, ci sprona e ci aiuta. Laura, sono le 19:59, meglio le 20, ho sentito il mio orologio cucù che forse avranno sentito tutti, ci siamo, giusto? Abbiamo concluso? Ci siamo, sì, siamo in onda io e te Gianluca, e a questo punto chiudiamo con una piccola sorpresa che ci è stata data appunto poco prima di andare in onda, che svelerà appunto chi è la giuria di quest'anno del Premio Roma. Quindi io non mi dilungo per altro tempo, ringrazio tutti gli ospiti che sono stati con noi. Gianluca, ricordiamo soltanto che c'è un'altra puntata di Libri & Dance lunedì 25 alle 19, abbiamo spostato di mezz'ora come avete visto, dedicato proprio alla storia della danza, e presenteremo il libro di storia della danza della professoressa Pappacena di Pontremoli e di Tondo, quindi vi aspettiamo lunedì alle ore 19 sempre qui. Grazie Laura, grazie infinite a te, grazie ancora ai nostri ospiti e a chi ci ha seguito. Buona serata allora. Buona serata, arrivederci. Buona serata.